Io non so se mio nonno avesse una visione così sacra della prostituzione. Comunque, per non sbagliare, l'ha frequentata abbondantemente. Quando era arrivata l'americana, l'Italia era combinato uno schifo. Sì, bisognava arrangiarsi, bisognava trovare il modo di portare il pane a casa, ma non è un modo di dire devi pensare al pane è quello vero. Caro mio, vicino al mio paese stava una base americana e dove c'erano gli americani c'erano soldi e pane, e dove c'erano soldi e pane c'erano le femmine. È semplice. Allora molte ragazze, pure quelle di buona famiglia, si vendevano. No, non pensare che fossero delle male femmine. No, signore, no. No, no, queste ragazze purtroppo lo facevano solo per fame. E in molti casi pure la famiglia lo sapeva, perché erano proprio queste che davano a mangiare madri, padri, figli, fratelli e sorelle. Ce n'era una che mi ricordo... Ma lo sai che ancora adesso, quando ci penso, mi sbatte il cuore. Quando sorrideva ci venivano due fossette sulle guance, poi piegava la testa un po' da una parte, mi fa impazzire, ogni cosa la faceva impazzire, pure quando faceva l'amore. Io certe volte mi domandavo se fingeva, ma anche in quel caso lo faceva così bene che sembrava vero. La prima volta che andai con lei fu in maggio del 45. Con quell'aria appena fresca che faceva piacere solo a respirarla, in una stradina dove di solito trovavi queste ragazze, diciamo, facili, davanti a una porta c'era lei. Era seduta sopra una sedia a gambe larghe e con le braccia appoggiate alla spalliera. Io devo essere sincera, appena l'ho visto ho pensato, questo è un tipo di ragazza che non porta le mutandine. La spallina del vestito fiorinato poi era sceso dalla spalla e il seno si schiacciava contro il legno della sedia. I capelli non li portava alla moda di quei tempi, li portava corti, sembrava un maschietto. Altro che maschietto, quella era una femmina. Dai piedi alla cima dei capelli, una bella morettina, bassina, no? Gli occhi e la pelle scuri, la vita stretta, guagliò, e negli altri posti, rotonde come si deve. Sai com'è? Sembrava una creola. Stava pure la canzone, no? Com'era? Creola della bruna creola del mio amor. Guagliò, che femmina. Vabbè, come fu, come non fu, mentre passavo, mi dice, ehi, ma dove te ne vai solo? Dico, vado prendendo il fresco, cara mia. Ce l'hai una sigaretta? Pronti. E mentre le accendevo una bella camel, mi fece segno di sedermi su un gradino proprio di fronte a lei. Mi sedetti e mi trovai con la faccia a due palmi dal suo ginocchio. Io già cominciavo a sudare fredda, hai capito, no? Poi facendo finta di niente, si è tirata piano piano il vestito sopra i ginocchi. E fu allora che mi accorsi che non portava veramente le mutandine. Tu ti puoi immaginare come mi sono sentito quando mi ho trovato davanti agli occhi la cosa più bella che il Signore ha creato. Alzai gli occhi e vidi che sorrideva. È furbacchione, pensai. A quel punto non ci fu bisogno di dire più niente. Si alzò, mi prese per mano e mi portò in una stanzetta. Io quella stanzetta me la ricordo come se fosse mo. Un materasso di paglia sopra un tappeto, un comodino, un catino con lo specchio e una brocca d'acqua per terra. Cosa vuoi che ti dica? Sembravamo due innamorati. Ci baciavamo, ci stringevamo, mi teneva la faccia con le mani, mi accarezzava i capelli, mi guardava dritto negli occhi. Mi fa impazzire! Avevo 19 anni! Era il fiore dei fiori, era la gioventù. Tornai da lei molte volte, sai?
appena avevo un attimo, appena potevo. E ogni volta fu bellissimo. Ci volemmo bene per diverso tempo, sai? Fino a quando una sera mi vidi in fondo alla strada e mi corsi incontro. Correva e piangeva, correva e piangeva. Oh, tesoro, dimmi, che cosa è successo? Sto qua io. Dimmi, sistemiamo tutto, non ti devi preoccupare. Ci sono io. Dimmi, dimmi, cos'è successo? Avevo un modo di guardare. E dice, Michele, io ti voglio bene, lo sai, ma tu sei come me. Io non posso fare questa vita per sempre. Mi devo sistemare. Mi capisci? C'è un americano che mi sposa. Parto domani. Vado in America. Michele, non mi dimenticare mai. Quella notte facciamo l'amore solo come chi si ama veramente lo può fare. E non l'ho mai più rivista. Però ho saputo che sta bene, sai. Sì, sì. Il marito lavora in una fabbrica di profumi e c'hanno 3 bambini. Bambini. E saranno grandi. Sarà nonna anche lei. Chissà se si ricorda ancora di me. Cosa c'è di più sacro dell'amore? Niente. Più sacro dell'amore non c'è nulla. Forse anche la ragazza di questo racconto può essere considerata una sacerdotessa sacra. Ma se l'atto propiziatorio era